Siamo lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, cerchiamo di capire meglio insieme quanto il Signore attraverso la sua parola vuole elargirci in questa domenica, la 19ª del tempo ordinario. E per questo faremo un percorso, così come la Chiesa lo organizza, a partire dall'Antico Testamento e poi le lettere cattoliche perverremo al Nuovo Testamento che sviluppa la rivelazione scritta e formale di Dio per noi. Nella prima lettura tratta dal Libro del Re, chi è il protagonista? Il profeta Elia, il più grande dei profeti non scrittori. Taumaturgo, apologeta, taumaturgo perché faceva miracoli, apologeta perché si opponeva ai falsi dei, dei cananei, di Baal, e essendo oggetto di persecuzioni si rifugiò in una caverna a un certo momento della sua carriera profetica. Invoca il Signore perché lo aiuti, perché venga in suo soccorso, e crede di riconoscere la presenza di Dio sbagliandosi nei grandi stravolgimenti naturali o nei fenomeni naturali abbastanza chiassosi e significativi come la tromba d'aria e la bomba d'acqua che abbiamo patito qualche ora fa qui a Barcellona. Addirittura per Elia si parla di eruzioni vulcaniche, si parla di terremoti. Ebbene, è nella brezza leggera che lui percepisce davvero il Signore. Allora, che cosa significa questo nella nostra vita spirituale? Noi, gesuiticamente parlando, vanno di moda i gesuiti perché Papa Francesco è gesuita, dobbiamo trovare come punto di partenza della nostra spiritualità che cosa? Il discernimento. Tanti mi chiedono: ma cos'è il discernimento degli spiriti? Perché magari su dei libri di spiritualità leggono di questo ma non riescono a darne una traduzione, un'interpretazione non solo lessicale ma anche pratico-operativa. Il discernimento degli spiriti è la capacità di distinguere tra il bene e il male. È la capacità di cogliere Dio dalle cose, dalle persone, dalle situazioni che si affacciano nel cantiere della nostra vita. Lo chiamo cantiere la nostra vita perché dobbiamo sempre fino all'ultimo respiro costruire qualcosa per la gloria di Dio, trasfigurando anche l'agonia, l'ultimo combattimento, e restituendola in rendimento di grazie al Signore, perché tutto può essere valorizzato di ciò che siamo e di ciò che abbiamo come cristiani. E allora, nel discernimento tra il bene e il male, riuscendo a cogliere la presenza di Dio anche nei fatti più ordinari, più banali della vita, insieme col salmista, come abbiamo fatto poco fa, possiamo anche esultare e nel dubbio, nei dubbi della vita, dire: mostraci, Signore, la tua misericordia. Cioè, Signore, manifesta la tua empatia, la tua vicinanza, la tua provvidenza, perché siamo afflitti, siamo scacciati dal peso di tanti problemi, compresi i nostri peccati. O i peccati degli altri che ci fanno stare male, le ingiustizie, le vessazioni, gli insulti, le incomprensioni, sono tutte cose che, pur avendo come attore o agente gli altri, fanno male a noi. Tante altre volte, però, volendo fare un corretto esame di coscienza, chiediamoci in che maniera, in che misura siamo stati noi gli attori e agenti del male procurato agli altri. E allora, considerando tutto questo, dobbiamo imparare a scoprire e a valorizzare di più quello che di bene Dio ha fatto e fa per noi. Già domenica scorsa ne parlammo, paragonando la lettura della nostra vita al bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. È la stessa cosa, ma la percezione e la valutazione è diversa naturalmente. E insieme a San Paolo, che
che oggi si rivolge ancora una volta ai Romani, possiamo e dobbiamo dire che in questa distinzione tra il male e il bene dobbiamo anche porci un altro problema, quello della distinzione tra la carne e lo spirito. San Paolo è molto duro in questo ambito, perché sembra quasi coltivare, e non a caso sarà l'apostolo dei gentili, cioè di coloro che appartengono a un'area culturale ellenista, quindi San Paolo sembra separare da persona colta qual era, l'anima dal corpo, il dualismo che è stato un grande inganno anche dell'antichità cristiana, quasi come se il corpo è da disprezzare e l'anima è da sopravvalutare. L'uomo è un composto anima e corpo. Dobbiamo santificare e sacralizzare il corpo come dobbiamo santificare e sacralizzare l'anima, che alle volte può essere anche più sporca del corpo, perché ci sono dei peccati che rientrano nella sfera dell'invidia, della gelosia, dell'avidità, che non hanno nulla a che vedere con il corpo, ma che sono altrettanto gravi, se non più gravi, dei peccati corporali, la vendetta, il pensare al male, tutto quello che vogliamo noi. Se il Verbo si è fatto carne, se Cristo si è incarnato, vuol dire che Dio ha voluto prendere in considerazione la nostra corporeità, quello che noi siamo all'interno dello spazio creato materiale, e in virtù dell'amore, che è il catalizzatore di ogni azione, di ogni passione, di ogni tensione spirituale, volitiva, intellettiva che abbiamo, nel momento in cui noi spiritualizziamo anche la materia, cioè la facciamo convergere verso il fine ultimo di Dio, considerando perché Dio ci ha dato un corpo e considerando come possiamo mettere il nostro corpo a servizio dell'anima e degli altri, ci perfezioniamo e rendiamo gloria a Dio e raggiungiamo quegli obiettivi propri di Dio e del suo progetto e della sua speranza su di noi. Dio è fuori dal tempo, Dio è l'eterno, Dio non può avere una speranza. In Lui è tutto realizzato, così come lo sarà per noi in paradiso, ma su di noi sicuramente ha delle attese. Su di noi sicuramente il Signore ha desideri santi, Lui che è il tre volte santo, e a noi di saperli cogliere attraverso il discernimento. E arriviamo finalmente al Vangelo. Questo anno A ci sta accompagnando l'Evangelista Matteo. Come sapete, gli anni liturgici delle domeniche si dividono in A, B e C. Nell'anno A è San Matteo che ci accompagna in questo 2020 fino all'Avvento. E allora qui siamo confrontati a un altro episodio bello della vita di Gesù con i suoi discepoli, quello dell'acqua del lago di Tiberiade che minacciava la stabilità della barca, lo spavento, il panico degli apostoli scossi dal vento, San Pietro che cammina sulle acque e San Pietro che poi incomincia a vacillare nella fede e viene salvato da Gesù. Anche questo episodio del Signore possiamo inquadrarlo non tanto nell'ambito formale delle parabole del regno che ci hanno accompagnato e martellato nei giorni scorsi, non solo nelle domeniche scorse ma anche nei giorni feriali, quasi come se quel chicco di grano, quel granello di senapa di cui ci parlavano dovesse in realtà essere collocato nel terreno della nostra vita e della nostra storia perché diventassimo pianta con fiori e frutti per la gloria del Signore. Ma questo episodio di Gesù, ancora una volta, ci pone di fronte a come noi possiamo e dobbiamo conquistare il Regno dei Cieli. Allora, noi abbiamo la consapevolezza, proprio perché siamo anche corpo, che per vivere dobbiamo guadagnare, dobbiamo lavorare, dobbiamo fruire dei prodotti della terra o, per gli apostoli, dei prodotti del mare o dell'acqua, cioè i pesci.
Ora, questo lavoro è sempre un'avventura per l'uomo. Perché un'avventura? Oggi potremmo dire per la precarietà del lavoro, allora il lavoro diventa un'avventura. Puoi tenere pure due lauree, puoi rimanere al palo, puoi fare un lavoro non consono a quelle che sono le tue specialità, specializzazioni, capacità. Ma il lavoro è un'avventura perché comunque ti espone a dei rischi. L'attività lavorativa, noi sappiamo quante morti cosiddette bianche ci sono, mette a repentaglio la tua esistenza. Anche il professionista che sta dietro la scrivania e che va al lavoro può fare incidente, gli può cadere una tegola sulla testa, può innervosirsi, gli viene un ictus e poi un infarto. Tutto è possibile. Il lavoro sicuramente accorcia la vita dell'uomo, anche se l'inattività e l'ozio l'accorciano ugualmente sotto altri aspetti. Ebbene, Gesù viene in aiuto a questi apostoli che, lavorando del sudore della loro fronte e del loro mestiere di pescatori, a un certo punto sono impressionati dal vento contrario e dalle onde che scuotono la barca. Che cosa significa questo? Credo che sia abbastanza semplice l'interpretazione. La barca spesso nell'iconografia indica la Chiesa che si chiama anche la barca di San Pietro, perché il Papa è il timoniere, no? E in questa barca di Pietro, dove tutti noi siamo collocati, credo che soprattutto nel mondo di oggi, in Occidente, facciamo l'esperienza del vento contrario, perché il cristiano vero, autentico, va sempre controcorrente. Lo è stato nei primi secoli del cristianesimo, lo è ancora oggi, perché il cristianesimo è una proposta di vita così elevata, benché fatta a misura d'uomo e voluta da Dio per l'uomo, che si scontra con quella che è la debolezza, la concupiscenza, la tendenza dell'uomo a scadere, a tendere verso il basso, come se l'immoralità fosse una forza di gravità spirituale che purtroppo ci opprime, ci appesantisce e ci attanaglia. È in virtù di questa forza di gravità, tra l'altro, che San Pietro, che è entusiasta, va incontro al Signore, che gli apostoli vedevano un fantasma, perché il Signore vede che sono impressionati, gli apostoli hanno paura, lo scanto, e va incontro a loro, che affonda. Ma c'è una sospensione della legge naturale, in quanto Pietro cammina sulle acque. Che cos'è il camminare sulle acque di Pietro per noi? Oh. Che cos'è per noi cristiani il camminare di San Pietro sulle acque? È l'avere fede al di là di quelle che sono le contrarietà della vita, una fede però che alle volte, quando incomincia a perdere di qualità perché siamo molto provati, che cosa succede? Succede che ci fa fare dei passi indietro, ci fa ritornare indietro. E questo ritornare indietro, paradossalmente, anziché rimetterci in una condizione di sicurezza, ci mette in una condizione di ulteriore insicurezza e precarietà. Allora, qual è la lezione che dobbiamo trarre dalla ricchezza di questa parola di Dio? E concludo. È che di fronte alle difficoltà e alle contrarietà della vita, lungi dal fare dei passetti indietro, cerchiamo di farne qualcuno in più in avanti. E il Signore, apprezzando la nostra buona volontà, ci verrà in aiuto e ci farà fare grandi imprese, quelle proprie dei santi, che nel corso della storia, malgrado la loro piccolezza, malgrado la loro debolezza, sono andati al di là delle proprie capacità, lasciandoci delle vestigia, imperiture della loro azione in mezzo agli uomini.
E qui abbiamo qualche santo fondatore, San Francesco, Santa Chiara. Siano lodati Gesù e Maria.